La volontà, dice Van Helmont, è il primo di tutti i poteri, perché tutte le cose sono state fatte e messe in movimento attraverso la volontà del creatore. La volontà è la proprietà di ogni essere spirituale e si manifesta in essi tanto più attivamente quanto più essi sono liberi dalla materia. E Paracelso, il divino, come veniva chiamato, aggiungeva sullo stesso argomento: la fede deve rafforzare l'immaginazione perché la fede genera la volontà. Una volontà decisa è il principio di ogni operazione magica. Le arti sono incerte, mentre potrebbero essere perfettamente sicuri. Perché gli uomini non immaginano perfettamente i risultati, né vi credono. Il potere opposto dell'incredulità e dello scetticismo, se proiettato in una corrente di forza uguale, può da solo tenere in scacco l'altro e spesso neutralizzarlo completamente. Perché gli spiritisti dovrebbero meravigliarsi che la presenza di qualche forte scettico o di coloro che, sentendosi intensamente contrari al fenomeno, esercitano inconsciamente il potere della volontà contro di esso, ostacoli e spesso arresti del tutto le manifestazioni? Se non vi è sulla terra alcun potere cosciente, che talora non ne trovi un altro capace di interferire con esso o addirittura di controbilanciarlo, perché stupirsi che il potere inconscio, passivo di un medium sia improvvisamente paralizzato nei suoi effetti da un altro che gli si oppone, per quanto esercitato anch'esso inconsciamente? I professori Faraday e Tyndall si vantavano che la loro presenza in un circolo arrestava immediatamente ogni manifestazione. Questo fatto da solo avrebbe dovuto provare agli eminenti scienziati che in questi fenomeni vi era qualche cosa degna di attirare la loro attenzione. Come scienziato, il professor Tyndall era forse preminente nel circolo di coloro che presenziavano alla seduta. Come osservatore attento, che non poteva essere ingannato dai trucchi di una medium, non era forse superiore agli altri raccolti nella stanza? E se le manifestazioni fossero state solo una frode così astuta da ingannare gli altri, non si sarebbero arrestate per la sua presenza? Quale medium può vantarsi di fenomeni come quelli prodotti da Gesù e dall'Apostolo Paolo dopo di lui? E tuttavia anche Gesù incontrò casi in cui l'inconscia forza di resistenza superò perfino la sua così ben diretta corrente di volontà. Leggiamo: ed egli non fece là molte opere importanti a causa della loro incredulità. Vi è un riflesso di ognuna di queste idee nella filosofia di Schopenhauer. I nostri scienziati investigatori potrebbero consultare con profitto le sue opere. Vi troverebbero molte strane ipotesi fondate su antiche idee, speculazioni sui nuovi fenomeni che possono presentarsi irrazionali come ogni altra, e si risparmierebbero così l'inutile fatica di inventare nuove teorie. Le forze psichiche ed ectenicheL'ideomotore e i poteri elettrobiologici, il pensiero latente e perfino la cerebrazione inconscia sono tutte teorie che possono essere riassunte in due parole: la luce astrale dei cabalisti. Le teorie audaci ed opinioni espresse nelle opere di Schopenhauer differiscono ampiamente da quelle della maggioranza dei nostri scienziati ortodossi. Nota questo ardito speculatore: in realtà non vi è né materia né spirito. La tendenza alla gravitazione in una pietra è inesplicabile come il pensiero in un cervello umano. Se la materia può, nessuno sa perché, cadere a terra, essa può anche,
nessuno sa perché, pensare. Non appena anche in meccanica andiamo oltre la pura matematica, non appena raggiungiamo l'imperscrutabile, l'adesione, la gravitazione e così via, ci troviamo davanti a fenomeni che sono misteriosi per i nostri sensi, come la volontà e il pensiero nell'uomo. Ci troviamo di fronte all'incomprensibile, perché tale è ogni forza della natura. Dunque, dov'è quella materia che tutti voi pretendete di conoscere così bene e dalla quale, essendo così familiari con essa, traete tutte le vostre conclusioni e spiegazioni, tutto attribuendo ad essa? Quello che può essere pienamente compreso dalla nostra ragione e dai nostri sensi è solo ciò che è superficiale. Essi non possono mai raggiungere la vera ed intima essenza delle cose. Tale era l'opinione di Kant. Se ammettete che vi sia in un cervello umano una sorta di spirito, siete costretti ad ammetterlo anche in una pietra. Se la vostra materia totalmente inerte e passiva può manifestare una tendenza verso la gravitazione, o come l'elettricità può attirare, respingere e far scaturire scintille, allora può anche pensare al pari del cervello. In breve, ogni particella del cosiddetto spirito può essere sostituita da un equivalente di materia ed ogni particella di materia può essere sostituita dallo spirito. Così la divisione cartesiana di tutte le cose in materia e spirito non è filosoficamente esatta. Saremo esatti solo se le divideremo in volontà e manifestazione, la qual divisione non ha niente a che fare con la prima, perché spiritualizza ogni cosa. Tutto ciò che nel primo caso è reale e oggettivo, il corpo e la materia, viene trasformato in rappresentazione e ogni manifestazione in volontà. Queste concezioni confermano quello che abbiamo detto circa i vari nomi dati alla stessa cosa. Gli avversari si battono per semplici parole. Chiamate i fenomeni forza, energia, elettricità o magnetismo, volontà o potere spirituale, ma si tratterà sempre e comunque di una parziale manifestazione dell'anima, sia disincarnata, sia momentaneamente imprigionata nel suo corpo. Una porzione di quella volontà intelligente, onnipotente e individuale, che pervade tutta la natura e conosciuta per l'incapacità del linguaggio umano di esprimere esattamente immagini psicologiche come Dio. Le idee dei nostri letterati sulla materia, dal punto di vista cabalistico, sono per più rispetti errate. Hartmann chiama le loro opinioni un pregiudizio istintivo. Inoltre, egli dimostra che nessun sperimentatore ha qualche cosa a che fare con la materia propriamente detta, ma solo con le forze nelle quali egli la divide. Gli effetti visibili della materia sono solo effetti di forze. Dunque, egli conclude che ciò che è adesso chiamato materia non è altro che un'aggregazione di forze atomiche per esprimere la quale si usa la parola materia. Fuori di ciò, la materia, per la scienza, è solo una parola priva di senso. Sebbene molti dei nostri specialisti confessino onestamente di non saper nulla della materia, essi la deificano. Ogni nuovo fenomeno che essi non riescono a spiegare viene triturato, ridotto ad un incenso e bruciato sull'altare della dea patrona degli scienziati moderni.
Nessuno tratta questo argomento meglio di Schopenhauer nei suoi scritti denominati Parerga. In quest'opera egli discute per esteso il magnetismo animale, la chiaroveggenza, le cure simpatiche, la seconda vista, la magia, i presagi, i fantasmi e tutti gli altri soggetti spirituali. Egli scrive: tutte queste manifestazioni sono rami di uno stesso albero e ci forniscono irrefutabili prove dell'esistenza di una catena di esseri fondata su di un ordine di cose del tutto diverse da quella natura che ha alle sue basi le leggi dello spazio, del tempo e dell'adattabilità. Questo secondo ordine di cose è molto più profondo, perché è quello originale, diretto. Dinanzi ad esso le comuni leggi di natura, semplicemente formali, non hanno valore. Di conseguenza, sotto la sua immediata azione, né il tempo né lo spazio possono più separare gli individui e la separazione delle forme non presenta più barriere insormontabili per i rapporti dei pensieri e l'immediata azione della volontà. In questo modo i cambiamenti possono avvenire secondo un processo del tutto diverso da quello della causalità fisica, ossia attraverso un'azione della manifestazione della volontà presentata in un modo particolare e fuori dell'individuo stesso. Il carattere peculiare di tutte le manifestazioni suddette è la visio instante ed actio instante, che vuol dire visione e azione a distanza, nelle sue relazioni col tempo e con lo spazio. Tale azione a distanza è esattamente ciò che costituisce il carattere fondamentale di ciò che ha chiamato magico, perché tale è l'immediata azione della nostra volontà, un'azione liberata dalle condizioni causali dell'azione fisica, ossia dal contatto. E continua ancora Schopenhauer: inoltre, queste manifestazioni ci presentano una contraddizione sostanziale e perfettamente logica del materialismo e perfino del naturalismo, perché, alla loro luce, quell'ordine di cose naturali che entrambe queste filosofie cercano di presentare come assolute e le sole genuine, invece ci appare puramente fenomenico e superficiale, e al fondo di esso ci si presenta una sostanza di cose a parte e perfettamente indipendenti dalle sue leggi. Per questo tali manifestazioni, almeno da un punto di vista puramente filosofico, fra tutti i fatti ci sono presentati nel dominio dell'esperienza, sono i più importanti oltre ogni confronto, ed è quindi dovere di ogni scienziato prenderne conoscenza. Invito a tal proposito a continuare la lettura dei Parerga di Schopenhauer in merito proprio al capitolo sulla volontà nella natura. Al prossimo video.